Cosa Nostra, l'Andrangheta, sono cresciute proprio grazie alla massoneria. Ricordiamo le parole di Pantaleone Mancuso, uno dei capi di Mancuso di Limbati, il quale nell'ambito di una propria riunione diceva: oramai l'Andrangheta, quella di Rosarno, di Nicotera, di Limbati, non esiste più. Quel che esiste è la massoneria, è la massoneria che comanda. I rapporti fra la politica e le mafie, il ruolo occulto di certa massoneria, la difficile azione della magistratura. Su questo tema un dibattito pubblico al Teatro Mercadante ha coinvolto stamattina alcune centinaia di studenti napoletani. Fra i relatori il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, il giornalista Antonio Massari, l'avvocato Fabio Repici e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Voglio ringraziare i relatori, perché di questi argomenti in Italia non se ne parla a sufficienza e qui si ascoltano parole vere ma anche scomode, di cui ognuno di noi ovviamente si assume la propria responsabilità quando parla, senza trascinare gli altri. Però è un esercizio importante anche questo della Costituzione, articolo 21, manifestare il proprio pensiero liberamente. Organizzato dal Comune di Napoli, il convegno ha affrontato con testimonianze e analisi i legami oscuri tra criminalità organizzata, associazioni segrete e istituzioni che condizionano la vita democratica del Paese. La massoneria rappresenta un po' quella camera nella quale le varie forze condividono progetti e quindi c'è politica, c'è 'Ndrangheta, c'è Cosa Nostra, c'è professionisti, magistrati, ci sono tutte le categorie. L'indagine che portò avanti Cordova, lo ricordiamo, negli anni 90 evidenziava delle liste lunghissime di nominativi che appunto appartenevano a tutte le categorie. C'è troppo silenzio su queste vicende e quando c'è silenzio c'è il rischio che quelle forze che invece correttamente continuano con autonomia e professionalità e coraggio a indagare sul sistema criminale possono essere lasciate isolate e l'isolamento è la maniera migliore poi per uccidere servitori dello Stato con i proiettili istituzionali, che sono le nuove tecniche di neutralizzazione delle persone che all'interno dello Stato si ostinano ad applicare l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.